Tra gli anni 50 e gli anni 80, Ponzacco ha potuto vivere la rara prospettiva di fiducia in un futuro che potesse essere realmente alla portata di mano di tutti. Si faceva spazio all'iniziativa e all'ingegno individuale all'interno di un tessuto sociale che viveva una dimensione socio-emotiva vivace e umanamente connessa. Si vivevano sfide e competizioni, burle, solidarietà, tutti ingredienti che hanno restituito nel tempo un senso di coesione, di destino comune, di avere qualcosa da raccontare gli uni degli altri e per gli altri. Ricordiamo che esiste un rigoroso lavoro di documentazione storica sull'argomento, La civiltà del legno di Benozzo Gianetti e Fausto Pettinelli, fondamentale per conoscere nel dettaglio date, nomi, contenuti con il metodo della ricerca storica. Il documentario La nascita di un'identità è organizzato in capitoli tematici e racconta la civiltà del legno di Ponzacco attraverso le preziose testimonianze dirette di coloro che l'hanno vissuta. Ventitré interviste a artigiani, imprenditori del mobile, studiosi di storia locale. È la memoria delle emozioni, degli aneddoti, del modo di sentire il lavoro e le relazioni della nostra comunità. È la memoria della nascita di un'identità. È la testimonianza delle relazioni e dei rapporti umani che hanno plasmato il tessuto sociale di Ponzacco, che mette in evidenza quanto il successo del paese non è stato semplicemente il risultato delle loro abilità artigianali, ma anche della forza delle relazioni con il territorio e tra loro. La storia di Ponzacco è quindi anche una storia di rinascita e speranza di una comunità, che è stata capace di far crescere e condividere con caparbietà e leggerezza le risorse umane e creative del suo territorio, sempre però con una grande apertura all'esterno. In questa memoria forse sta la chiave per vivere il nostro presente e costruire il futuro della nostra comunità. La bella è fatta! Sì! Sì, l'ha fatta! Sì, sì, la parte, la parte. Scusa, siamo tutti qui a chiedere se l'ha fatta o no. L'ha fatta, l'ha fatta, ma voi dite cheese. Cheese! C'è ragione Rodolfo, 21.235, no 835. Un sacchino, oh. Io sono Ferretti Giuseppe, nato il 2/3/1937. Certo sono di Ponzacco. Il Val di Renato, Ponzacco. Nato e cresciuto lì dall'età di nascita, 21.9.34. Quindi Ponzacchino Doc. Perfetto. Fratello Gianfranco è nato a Ponzacco il 28.2.38, ho detto girando. Io sono Benozzo Gianetti. Io sono Lorenzo Profeti, sono Martini Antonio. Sono nato a Cascina nel 1935, quindi un cascinese doc. Io mi chiamo Carlo Ferretti, sono nato il 15 agosto del 1942 a Ponzacco e sono un vecchio falegname. Mi chiamo Danny Marco, sono nato a Ponzacco il 25/3 del 1949 in via San Martino. Soprannome non tanto mio quanto quello di mio padre era la scelta. Io mi chiamo Duccio Roberto, sono nato a Ponzacco nel 1947 di maggio, segno del toro. Io sono Lenuto Claudio, sono nato il 18 settembre del 57 a Ponzacco. Mi chiamo Ferretti Giovanni, sono nato nel 1947. Mio babbo era dei Bacchiaceci. Sono Franco Parenti, Ponzacchino Doc. Io sono Franco Vanni, ho 83 anni. Io mi chiamo Brini Libero, nato a Ponzacco il 30/10/44. Sono Lido Sartini, ho compiuto 90 anni l'anno scorso. Allora mi chiamo Marchi Remo,
Sono nato nel 1942, il 20 dicembre, a Punzacco, in via Rospigliano. Io mi chiamo Sigiana Emanuela e dal 76 che abito a Punzacco. Io sono una grande Marcello, ho 79 anni. Romano Cionini, nato a Santo Pietro, Capannoli, no? Nel 1939. Sono Polito Cioni, sono nato a Pontedera, ma di fatto sono ponzacchino da sempre, nel 1955. Io sono Marco Giuseppe, abito a Ponzacco da una vita come mio babbo, mio nonno e il mio bisnonno, ponzacchino verace, puro sangue. Cinti Angiolino, nato a Pontedera, però sono ponzacchino.